Buongiorno a tutti, sono Matteo De Cecco per tutto il Tex, vice allenatore della Marmilanza, sono in compagnia di Luca Baratto, il nostro preparatore atletico. In questa prima settimana di lavoro qui a Verona, io sono il facente funzioni e sostituisco Andrea Gianni che è impegnato con la nazionale e in questo momento faccio anche l'intervistatore di chi in realtà sta facendo il capo allenatore in tutto e per tutto in questo periodo, che è Luca Baratto, a cui chiederò che cosa abbiamo fatto questa settimana e che impressione ha avuto. Allora, siamo capo allenatore perché stiamo lavorando solo dal punto di vista fisico e quindi diciamo l'ambito mio di competenza. Noi abbiamo iniziato lunedì con al mattino le visite mediche per tutti i ragazzi, dove li abbiamo testati, hanno fatto le visite con il nostro fisioterapista e poi al pomeriggio abbiamo iniziato subito con un allenamento di solo fisico sul campo, quindi niente palla, come sarà per le prime due settimane, dove abbiamo fatto un circuito a corpo libero giusto per far iniziare a muovere i nostri ragazzi. Poi ieri ci siamo trasferiti al campo CONI di Basso Aquar, dove abbiamo fatto la prima seduta di lavoro aerobico. Poi al pomeriggio tutti liberi e riposo per tutti. Questa mattina ci siamo trovati alle piscine, allo Sporting Club, ospiti del Circolo Mondadori, dove abbiamo fatto la prima seduta in acqua per sfruttare appunto tutte le proprietà benefiche dell'acqua, appunto come la diminuita gravità, e quindi poter già iniziare a fare qualche lavoro leggermente più intenso che a corpo libero in palestra potrebbe risultare ancora troppo impegnativo per i ragazzi, visto che c'è qualcuno che è fermo da 5-6 mesi dal termine del campionato scorso. E questo pomeriggio riprendiamo con una seduta a corpo libero qua al palazzetto, per poi rompere le righe fino a domenica e ritrovarci lunedì mattina al campo CONI per una nuova seduta di lavoro aerobico. Anche la prossima settimana sarà sullo stesso stampo di questa, quindi 3 giorni di lavoro fino a mercoledì, per poi ritrovarsi il lunedì seguente con a ruoli invertiti. A ruoli invertiti. Il capo allenatore e tu farai l'assistente. E quindi io ti faccio la domanda: dalla terza settimana come inizieremo a lavorare? È un po' prematuro, io credo che chi ci segue voglia conoscere, sapere magari quali sono le tue prime impressioni, se hai trovato qualcuno già in buono stato di forma o qualcuno magari un pochino più indietro, come si stanno inserendo questi ragazzi molto molto giovani che fanno parte del nostro settore giovanile, se riescono ad apprendere e comunque mettere in pratica tutti i tuoi insegnamenti, perché il nostro comunque obiettivo è far sì che questi ragazzi comincino ad annusare tra virgolette il sapore della Serie A, della prima squadra, e quindi magari sono fortemente motivati, sono sicuramente un po' emozionati e magari insomma, le tue impressioni potrebbero essere diciamo importanti per chi ci segue. Allora, beh, di sicuro partiamo dal presupposto che il gruppo con cui stiamo lavorando è un gruppo molto disomogeneo, sia per le esperienze passate degli atleti, insomma abbiamo gente, come si diceva, dei ragazzini del nostro settore giovanile che è la prima esperienza con una preparazione fisica di una squadra di Serie A, ad atleti come Dante Buoninfante che l'anno scorso ha vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi, quindi passiamo e in mezzo c'è tutta una gamma di atleti che hanno vissuto le esperienze più diverse tra loro. La cosa che poi contraddistingue questo gruppo è il fatto che abbiamo degli atleti come Pesaresi e Anzani che hanno lavorato fino a poche settimane fa con Gianni e tutto lo staff azzurro in preparazione di Giochi del Mediterraneo, dove hanno vinto anche la medaglia d'oro, e quindi diciamo fino a poco tempo fa sono stati in movimento, anzi hanno lavorato molto molto bene, molto molto pesantemente appunto per raggiungere questo obiettivo, e altri atleti invece che sono fermi, come si diceva prima, da 4-5 mesi. Quindi l'idea iniziale è proprio quella di partire con un lavoro adatto a tutti, che possa essere supportato da tutti senza sovraccaricare nessuno, andando incontro alle esigenze di tutti, che possono essere appunto i nostri 3 giovani, le nostre 3 matricole del settore giovanile, che si riscontrano con appunto una tipologia di lavoro diversa da quella a cui sono abituati, ed altri atleti che magari a questa tipologia di lavoro ci sono più abituati ma sono fermi da tanto tempo, e quindi l'idea iniziale è quella di portare tutti un po' alla volta al miglior stato di forma.